Al mio tre partiamo. Uno, due, tre, via! Luce. Scarpe. Serpente. Allora, no, due. Luce e scarpe, perché è il binomio, due nomi, capito? Allora, scarpe e luce. Allora, c'era una volta un bambino che metteva sempre le scarpe del suo papà. Sì, e però il suo papà allora un giorno non trova le scarpe e decide anche lui di fargli uno scherzo. E gli regala un serpente. No. Lo pende alla luce. Lo fa diventare una lampadina, eh? E il bambino rimane tutto acceso. E a mezzanotte, bra-bom, si sente un rumore. È caduto il bambino dal lampadario. Sì, è caduto ed è rimasto tutto acceso. E allora il papà decide di spegnerlo e gli schiaccia il naso. Ma e rimane, non si spegne. Rimane acceso. E poi torna a casa. E gli tira un orecchio, ma non si spegne. Niente, non si spegne. Gli schiaccia l'ombelico. Niente, rimane ancora acceso. E alla fine gli leva le scarpe. E si spegne. Che carina. Bella. Vabbè, ce la dovremmo scrivere, Veronico, perché sì, questa è veramente carina, eh? Lo rifacciamo. Altri due, dai. Allora, io... ho preso... Guarda, questa è carina, eh? Oh, Stefi! Guardate là. Io ci ho provato, eh? Ci sono i bambini. Ci stanno guardando e stanno aspettando. Non mi dire che oggi... Che giorno è? Che giorno è? Ottobre? È il giorno del laboratorio. Ciao bambini, scusate. Ciao. Stavamo giocando a un gioco che ha inventato Gianni Rodari. Si chiama il binomio fantastico. Due nomi. Due. Solo. Sì. Io c'ho il lupo, che poi è la volpe. Ma Erminia, Annunziata, ma cosa state facendo? Ma chi è? L'elettricista, mi sa. È il musicista. Che è elettricista? Quello che ha fatto le musiche. Ma che ho detto io? Dici elettricista. Vabbè, no, comunque, sì, senti, io ho finito, ho fatto il lupo. Eccolo qua. Ma è passata una settimana. Stiamo facendo un altro gioco. Che bello, che gioco è? Sì. Sì, pronte. Oggi giochiamo proprio al binomio fantastico, proprio come hanno fatto loro. Prendiamo due parole. Loro hanno scelto scarpe e luce. E da lì è venuta fuori la storia. Ti ricordi quando abbiamo scritto lo spettacolo a capofitto? Sì. In alcuni punti, per scrivere, ci siamo ispirate a questo gioco. Dai Nicola, prova a pensare due parole. No, non valgono i nomi propri. E non valgono neanche gli aggettivi. Bello, brutto, buono, cattivo. No. E non valgono gli avverbi, eh? Amichevolmente, precipitevolissimevolmente. No, non valgono. E le parole devono essere il più distanti possibili tra loro. Dai, riprova. Cane, canguro. Ma no, no, non va bene. Devono essere distanti per mettere in moto la fantasia, no? Sono troppo vicine, sono due animali. No, riprova. Vabbè. Lupo e astronave. Lupo e astronave. Giusto? Sì, giusto. Non ci hai pensato e funziona. Ora lo farete voi. Un metodo infallibile per lasciar fare al caso è fare la tombola delle parole. Allora, dovete scrivere su dei bigliettini delle parole, senza pensarci troppo, così, le prime che vi vengono in mente. Mi raccomando, no nomi propri, no aggettivi e no proverbi. No avverbi. Thank you.
prendete un bigliettino. Scrivete una parola sul bigliettino. Arrotolate il bigliettino. E buttatelo dentro il pentolone. Ce l'avete un pentolone magico, vero? Chi non ha un pentolone magico? Chi? Tu ce l'hai? Chi? Vabbè. Prendete il bigliettino e buttatelo nel pentolone. E adesso mescolate. 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 E poi, uno alla volta, tornate nel pentolone, pescate un bigliettino con una parola scritta sopra. Fatto? Bene. Adesso anche voi siete pronti per inventare la vostra storia. Ah, mi raccomando, prima di scrivere qualsiasi storia, fatevi tantissime domande. Ce le avete carta e penna? Prendetele, così appuntate tutto quello che stiamo per dirvi. Vi dovreste domandare chi è il protagonista. Quando succede? Che cosa succede? Perché succede? Come? E alla fine? Ragazzi, un trucchetto per quando siete a corto di idee. Pescate un'altra parola. Che bella idea! Che bella idea! Che bella idea! Ah, ho trovato le forbici! Bambini, mi raccomando, non dimenticatevi di mandarci tutte le vostre storie e anche un video della giornata di oggi. Ciao a tutti! Ciao. A presto! Buon divertimento! Cadono le stelle sospese in cielo, cadono le foglie prima del gelo, casca pure l'asta del tramvai. Ma il cascherino non casca mai, ma il cascherino non casca mai.